Ben ritrovati amici modellisti anonimi, eccoci qui con una recensione, chiamiamola così, di modellini che in questo caso non fanno parte di collezioni da edicola, tutt'altro sono modellini in vendita nei negozi, alcuni sono anche alto di gamma tra virgolette, quindi abbiamo due modellini della XOmodel, la Monza Red e l'Evoluzione Gialla. Al centro abbiamo il modellino di Nano della Kyosho e sulla destra poi ritroviamo due modelli HP Racing, la Lancia Delta HF Integrale Hi-Fi e la Lancia Delta HF Integrale Collezione. Li vedremo perché hanno caratteristiche che li distinguono molto molto bene e, come vedremo, ahimè, per quanto riguarda la Lancia Delta, ma questo succede in quasi tutte, in praticamente quasi tutte le scale, non c'è il modellino perfetto, non esiste per quanto riguarda la Delta il modellino che sia 100% corretto. Ma vediamoli singolarmente. Partiamo con i due modellini della XOmodels. Sono forse più comuni perché naturalmente moltissimi modellini di Lancia Delta HF Integrale venduti anche nei canali di edicola prendono origine da modellini XOmodel, quindi il modellino fondamentalmente è questo, poi con tutte le dovute differenze derivanti appunto dal diverso canale di vendita. Vediamo allora queste due, la Evoluzione Gialla e la Monza Red. Andiamo di aprirle, eccole qua. Evoluzione Gialla e Monza Red. Naturalmente il modellino è il medesimo, sono gli stessi, cambia solo il colore e quindi la denominazione. Partirei con la gialla. Quindi la vediamo un po' in panoramica e poi andiamo a descriverne un po' le caratteristiche, ma come sempre partiremo dall'anteriore. Allora, il modellino arriva così perché le ruote non girano liberissime a causa di una modifica che ho fatto un po' di tempo fa e poi ve la spiegherò. Partiamo dall'anteriore sufficientemente ben fatto, secondo me molto massiccio, ma è tutta massiccia la carrozzeria della XOmodel, lo vedremo magari meglio dopo. In questo caso abbiamo una mascherina sufficientemente ben fatta, magari il profiletto rosso che va a bordare le parti interne in questo caso non è applicato in maniera corretta, però c'è il difetto, lo ritengo un difetto di questo modellino. Come vediamo, ad esempio, il modellino rosso ha un altro tipo di montaggio con altri difetti diversi, ci sarà qualche modellino fatto anche per bene, però che dire, dalla mascherina è sufficientemente ben fatta, lo stemma Lancia è un filino abbondante, va bene il logo HF posto nella parte destra della vettura. Per quanto riguarda i fari, abbiamo doppi fari gemellati che vanno in sostituzione del faro a parabola unica che aveva il modello di serie con la freccia direzionale posta di lato. In questo caso le frecce sono spostate un po' più in basso sul paraurti e i fari sono appunto due fari circolari gemellati. Il difetto che possiamo imputare a questa realizzazione da parte XO è il fatto di avere quelli più interni un po' troppo più piccoli rispetto a quelli esterni. In realtà le dimensioni sono molto molto simili tra i due, anzi secondo alcuni i fari più interni sono anche dovrebbero essere un filo più grandi di quelli esterni, ma di questo non ne sono sicuro. Probabilmente farli uguali sarebbe stato più corretto. Non c'è traccia di ottica interna, il piolo di fissaggio va a occupare una grossa parte della porzione del faro, dell'ottica del faro, quindi da questo punto di vista un qualcosa
di abbastanza vecchio come realizzazione, ma sicuramente lo stampo è quello di molti e molti anni fa. Si scende un po' più giù, il paraurti è quello delle forme classiche massicce di questa Lancia Delta HF integrale evoluzione. Abbiamo nella parte centrale quella parte annerita, in questo caso perfettamente liscia, non dovrebbe essere così, che va a ospitare la targa. Poi sui margini troviamo un'altra parte nera, anche questa sarebbe dovuta essere retinata, che poi va a terminare nella porzione più esterna con le frecce laterali fatte abbastanza bene in plastica trasparente arancione, davvero carine. Ancora più giù poi abbiamo altre feritoie disposte su tre ordini, feritoie rettangolari che vanno a occupare quasi tutta la porzione inferiore del paraurti. Ai margini poi ritroviamo dei bei fari di profondità, in questo caso realizzati secondo me abbastanza bene, non che siano perfetti, ma sicuramente in scala 1 a 43 sono ciò che si avvicina di più al vero. Quindi abbiamo un alloggiamento annerito nei bordi e poi all'interno un faro in plastica trasparente con, probabilmente adesso non riesco a vederlo bene, comunque credo di sì, con un goccio di colore argento alle spalle del faro, in modo che non sembri tutto nero. Si va poi sulla parte del cofano anteriore, cofano motore. Anche in questo caso le forme sono molto molto decise, la pittura è davvero pesante su questi modelli Nixo, il colore è davvero molto molto carico e alcuni dettagli vanno praticamente a perdersi. Come vedete, tutte le prese d'aria presenti sul cofano anteriore vanno un po' a nascondersi sotto questo grosso strato di vernice. Anche qui la forma del rigonfiamento sul cofano è un po' strana, forse troppo geometrica, troppo dritta nei punti che vanno verso il parabrezza, per poi piegare bruscamente con un angolo molto molto netto e deciso e andare a convergere verso la mascherina anteriore. Per quanto riguarda l'altezza di questa coppa invece mi sembra che sia sufficientemente corretta. Le feritoie, le varie prese d'aria che ritroviamo appunto sono poco visibili, ci sono realizzate nello stesso stampo della carrozzeria, ma il pesante strato di vernice un po' le va a nascondere. Bene, i tergicristalli in plastica nera vanno molto molto bene e va anche bene il parabrezza bordato da una guarnizione di colore nero. Il tetto è liscio e va poi a finire con l'alettone regolabile nella parte posteriore. Vediamo la vettura nella vista laterale. Subito salta all'occhio il fatto che la vista laterale mette in evidenza un'eccessiva altezza del corpo vettura. In altre occasioni si è visto un corpo vettura un po' più filante, un po' più schiacciato, che mi è sembrato di proporzioni sicuramente migliori. Anche i vari rigonfiamenti dei passaruota sono eccessivi. La carrozzeria di questo modello Nix secondo me è tutta eccessiva in ogni forma, è troppo carica, troppo gonfia, tozza, non è bellissima da vedere, ma tant'è, questo ci passa Nix e nella totalità dei casi è quello che ci passano anche i modellini da edicola. Le forme ci sono, ma sono un po' troppo abbondanti e in più mi sembra di vedere una eccessiva altezza sia per quanto riguarda i pannelli della carrozzeria sia per quanto riguarda le superfici vetrate. Bene, gli specchietti realizzati in plastica verniciata nel colore carrozzeria, la superficie riflettente realizzata con un adesivo effetto specchio. Per quanto riguarda le superfici vetrate laterali, sono ben contornate da cornici di colore nero, anche il bordo guida goccia che poi va ad allungarsi fino a lambire l'alettone posteriore. Va bene, va benissimo anche il logo Lancia sul montante centrale, ma si vede poco per una non ottimale messa a fuoco, ma c'è un logo Lancia che è posizionato non in maniera perfetta, ma comunque lì dove dovrebbe essere.
Vanno bene anche le maniglie di apertura delle portiere, anche in questo caso non sono elementi separati della carrozzeria, tutto nello stesso stampaggio, ma sono ben tampografate, ben messe in evidenza da questo tocco di colore nero. In più quelle anteriori hanno anche un bollino per indicare il foro per l'inserimento delle chiavi di apertura. Le frecce laterali sulla fiancata sono solo tampografate, non sono in rilievo, come tampografate sono anche queste piccole feritoie, questi piccoli sfoghi d'aria posizionati nella parte superiore dei passaruota anteriori. Per quanto riguarda il gruppo cerchio ruota, non è fatto male, non è fatto male, il cerchio è di forma sostanzialmente corretta, peccato per questa parte un po' più esterna che abbia, si presenta così con i fori ciechi anziché passanti, non è sicuramente la migliore realizzazione possibile. Le ruote hanno una spalla corretta. Per quanto riguarda la sezione invece dei pneumatici, qui ho fatto una piccola modifica, ho tagliato cerchio a pneumatico perché la sezione era davvero davvero troppo larga, secondo me avrei dovuto misurarla, magari misurerò dopo col calibro per vedere quelle che ha sul modellino rosso, non le ho toccate, quindi quelle sono quelle che ritrovate comprando questo modellino. Io qui ho modificato, quindi tagliando una parte di pneumatico e il cerchio appunto per ridurne un po' la sezione e ottenere un effetto un po' più realistico. Si va verso il posteriore della vettura, posteriore fatto anche in questo caso in maniera non perfetta, ma ci può stare, considerando che sì, stiamo parlando di modellini, questi della XO, che non sono top di gamma, non vogliono essere modellini di assoluta perfezione, anche se hanno alcuni tratti ben curati, e lo vedremo magari dopo. Quindi, per quanto riguarda la coda, abbiamo nella porzione più esterna i fari in plastica trasparente bicolore, quindi la parte superiore e la parte inferiore color rosso, la parte centrale, che sarebbe dovuta essere arancione per quanto riguarda le frecce, in realtà è quasi sempre un po' troppo gialla. Questo difetto è meno evidente sui colori più scuri, considerando che si tratta molto spesso di colori chiari come il giallo, come il bianco. Questo difetto risulta abbastanza evidente. Parte centrale del cofano posteriore, con la presenza della targa, ai lati della targa le luci di retromarcia, solo tampografate, niente di che. Al di sotto della targa ritroviamo la maniglia di apertura del portellone posteriore, anche in questo caso è tutto tampografato, non ci sono altri elementi in plastica, non sono pezzi separati. Bene, la targhetta con indicazione integrale nella porzione inferiore destra del bagagliaio posteriore. Giù nella parte centrale, quell'elemento evidenziato in rosso, non so se qui l'hanno fatto per farlo sembrare un retronebbia, in realtà lì ci sarebbe dovuto essere il gancio di traino, non so perché in questo caso siano stati evidenziati, questo non sia stato evidenziato in rosso. In basso a sinistra, sul paraurti, poi ritroviamo il terminale di scarico, in questo caso carino, fatto davvero molto molto bene, l'aspetto è davvero molto realistico, con la parte terminale cromata, la parte interna annerita. Nella porzione superiore del cofano posteriore troviamo lo scudetto lancia, anche in questo caso un filino abbondante come dimensioni, e poi il tergilunotto realizzato in un pezzo in plastica, quindi separato dalla carrozzeria e separato soprattutto dal vetro posteriore. Vetro posteriore che si presenta poi come l'anteriore, bordato da una cornice color nero, quindi una guarnizione di colore nero. Il portellone posteriore poi sovrastato dall'alettone regolabile in posizione neutra, se vogliamo, in posizione di riposo. Per quanto riguarda il lato destro, le considerazioni rimangono le stesse, non cambia nulla. Dalla vista superiore invece possiamo notare le forme possenti di questa vettura, belle muscolose, fin troppo muscolose, poiché come vi ho detto le
i passaruota sono sì allargati, ma lo sono in maniera un filo eccessiva, secondo me. Quindi la vettura sembra troppo gonfia. Nella parte inferiore poi troviamo un timido accenno di meccanica, niente di che. Forse solo questo elemento che va a simulare la presenza di un albero motore per le quattro ruote motrici, ma nemmeno tanto, e parte dello scarico posteriore. Per quanto riguarda gli interni sono quasi completamente neri, però quello che vorrei dirvi è che Ixo pone molta molta attenzione per quanto riguarda gli interni, soprattutto per quanto riguarda i modellini da rally, allestiti per le competizioni da rally. In questo caso cosa abbiamo? Abbiamo comunque un cruscotto adeguatamente dettagliato, ecco, così riesco a farvelo vedere. Vedete un po', la strumentazione è tutta presente, sia per quanto riguarda gli indicatori di velocità e tutto ciò che c'è nel quadro strumenti, sia per quanto riguarda la plancia e tutti le varie spie e i vari comandi. Tutto il resto è nero, ma non che fosse allegra la vettura. La vettura vera, in questo caso, quello si poteva fare, quello è stato fatto, e comunque è già qualcosa, considerando che i modellini di levatura ben più alta sono sprovvisti di qualunque forma di decalcomania o di colorazione interna. A questo punto vorrei farvi vedere anche il modello rosso. Il modello rosso è questo qui. Naturalmente le considerazioni per quanto riguarda la carrozzeria e la realizzazione sono le stesse. La differenza è quella della sezione dei pneumatici, come vedete, in quella rossa e quella originale, ed è sicuramente eccessiva. Lo potete vedere così, guardate quanto sarebbero grosse e larghe le ruote in proporzione, mentre in questo modello mi sembrano un filo più corrette. Quindi, avendo fatto un po' di misurazioni, le induzioni non erano poi così scorrette, poiché per quanto riguarda la sezione dei pneumatici, lasciando i pneumatici così come escono di fabbrica da parte di Ixo, avremmo uno pneumatico corrispondente di larghezza 280, una cosa assurda per quanto riguarda la lancia delta. La larghezza del battistrada dovrebbe essere 205 più o meno, mi ritrovo invece con la dimensione, con la sezione dello pneumatico che ho modificato io. Per quanto riguarda la larghezza, non siamo poi così lontani dalla larghezza reale della vettura. Io ho misurato una corrispondenza di circa 180 centimetri, siamo lì, quindi la vettura nel punto più largo era larga così, però non so se tiene conto degli specchietti o no questa misurazione. Per quanto riguarda l'altezza, effettivamente questi modelli Ixo sono un bel po' più alti, sarebbe più alto di circa 20 centimetri rispetto alla vettura reale se noi volessimo fare le dovute proporzioni. Quindi sì, la vettura, ma si vede a occhio nudo, la vettura Ixo ha un aspetto più tozzo. Vedremo adesso se i modellini di marca HP, che rappresenterebbero il top di gamma per quanto riguarda la lancia delta HF integrale evoluzione in scala 1:43, se ci sono differenze, quali sono i miglioramenti o le cose meno fatte bene rispetto ai modelli Ixo. Adesso andremo a vedere i modelli della HP Racing.